Sperimentale. Io penso che Hermione e Tell siano in assoluto le opere di svolta. Di svolta perché sono le opere che guardano più avanti di tutte. In Tell, per quanto riguarda un linguaggio, seppur Rossini non amasse questo nuovo stile che si stava imponendo, che è il romanticismo, lui in qualche modo vuole dimostrare di essere capace di dire la sua, fermandosi però sempre un passo indietro, nel senso che Rossini non sarà mai un romantico, però con il Tell si respira proprio si avverte un linguaggio completamente diverso, si respira la natura che già a piccole dosi, mi sembra un decennio prima, in Donna del Lago aveva già preparato a questo, insomma. E quindi nel Tell c'è questo nuovo linguaggio, in Hermione siamo di fronte a un qualcosa di stupefacente, perché siamo, diciamo, in un ambito più tradizionale, però di questa tradizione Rossini veramente manda all'aria tutto, manda all'aria gli schemi, manda all'aria le forme, le strutture. Noi abbiamo una sinfonia che viene violentata da un coro a un certo punto, abbiamo un duetto che inizia e finisce e non si capisce come, non ci sono i crismi normali, usuali, tutta la grande scena di lei è anticipata da delle sciabolate di suono, cioè c'è una violenza in quest'opera, c'è una rabbia, ci sono degli spazi di umore incredibili. E quindi che cosa fa il genio di Rossini? Non può rimanere nelle forme classiche, ma io dico sempre, come fece Strauss nel Rosenkavalier, lui ci lascia questo testamento di fronte al quale non possiamo che inchinarci, che piangere. E cosa fa? Si serve del valzer. E Rossini qui come guarda il futuro? Servendosi del declamato, del teatro, che era di Gluck, Spontini, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo cosa meglio... Cioè Rossini non poteva scrivere un'aria usuale, perché non è usuale quello a cui avremmo assistito. Io infatti alla nostra protagonista, che insomma sentirete stasera, le ho detto tante volte, qui non è da cantare questa, è super assurdo, ma è come se dovessi recitare un testo. E quindi siamo di fronte a qualcosa che non ha precedenti. In lui veramente il teatro gli si rompe in mano, gli esplode in mano, tant'è che lui sente il bisogno poi dopo, tanto era l'amore verso questo teatro, in qualche modo questi pezzi di riassemblarli, rimetterli insieme e scrivere, dopo lo devi dire a te, ognuno di noi deve riassemblare, sì. E ci lascia questo regalo meraviglioso che è questa cattedrale del Belcanto, che è Semiramide, quindi che sembra tornare indietro negli anni, ma in realtà non ci sarebbe Semiramide se lui prima non avesse completamente sbaragliato le carte. Ecco questo. Ecco, il riferimento però è l'opera francese Gluck, cioè si sente questo riferimento. Ecco, sì, la parola. Qui c'è veramente un uso della parola incredibile, è la parola che si fa suono, veramente. E infatti tutta la grande scena di Hermione è tutta vissuta in questo modo, vai, in questa direzione. Ci sono degli stimoli, ci sono delle idee che non vengono sviluppate, cioè, c'è un'idea poi ne segue un'altra, è tutto un canto interrotto, sembra che la melodia prenda il volo, poi a un certo punto c'è pausa e tutti ci si ferma, resti lì, poi riprendi, poi aspetti che venga completato, no, passa completamente un'altra idea, oppure no, a un certo punto ritorna un coro che ti preannuncia quello che succederà. Volutamente c'è questo teatro rotto, no? Che poi è la magia di quest'opera, sicuramente. E io poi insomma mi sento abbastanza fortunato, perché l'ultima opera che diressi qui fu proprio Semiramide, qualche mese fa diressi Guillaume Tell, quindi insomma adesso fare Hermione, dopo posso anche...
Dottor Mariotti, è esagerato dire che Hermione ha insegnato qualche cosa anche a Bellini? Anche a? Bellini. Ma io penso che, insomma, questi grandi avevano le antenne sempre dritte, funzionanti, erano veramente persone che vivevano il loro mondo attivamente, erano veramente immersi nel loro mondo, quindi sicuramente, così come Bellini e Chopin, erano, si conoscevano sicuramente, si influenzavano, ma certamente. Il peso del coro in quest'opera? Ma il peso di tutto, questa è un'opera, veramente, qualcuno lo ha riportato, adesso leggevo. Non era una battuta, io veramente pensavo di smettere dopo 6.000 anni, nel senso, cosa posso, sì. Io, però no, vorrei, se è possibile, se, perché non è che decido io, se mai questo festival avesse in mente di fare riunione, con quella la vorrei fare io. E questo dissi al sovrintendente, se non c'avete il direttore, se c'è ancora un buco, datevelo a me, perché veramente... L'ho ascoltata. Allora, diciamo, io non sono un melomane, ecco, diciamo, non chiaro ascolto, ma se vi devo dire la verità, io lessi Hermione da ragazzino, presi il libretto, io mi innamorai, è uno dei libretti più belli che ci sia. È proprio bello, i recitativi sono tutti belli, uno più bello dell'altro, come sono meravigliosi i recitativi delle opere di Gluck, anzi io amo più i recitativi quasi delle opere che poi seguono. E noi abbiamo fatto un lavoro, mi ricordo una musicale, poi l'abbiamo fatta proprio qui, penso che siamo stati 20 minuti su un recitativo che sono due pagine, e tanto era la voglia di, sono proprio la parola, il valore della parola di quest'opera. Quindi il coro, tutto rientra nello stesso pentolone, siamo tutti, è un'opera che noi viviamo in apnea, è un'opera corta. Alla fine io sono stanchissimo, perché veramente la viviamo in apnea, poi ci sono anche pochi applausi. Sì, c'è il primo, mi ricordo la generale scoppiò un applauso infinito dopo il duetto, perché c'era questa tensione che prima o poi anche il pubblico, immagino, dovesse, avesse voglia in qualche modo di scaricare, ma sarebbe da fare veramente tutto ad un fiato, poi non sarà così ovviamente, però è uno tsunami quest'opera, una valanga di forza e di oscillazioni, perché tu prima hai chiesto chi è Hermione. Hermione è una donna, è una leonessa, è una tigre, però tante volte, così come noi diciamo, come quella persona antipatica, si mette così, poi magari è una persona che nasconde delle fragilità incredibili, delle debolezze, e si mette uno scudo e mostra il lato opposto e magari peggiore. È una donna che comunque ama, come ama. Ognuno ama a modo proprio, anche Pirro ama, ma Pirro ha il mondo in mano, e quindi Pirro addirittura arriva a usare un figlio come arma, no? Quindi ognuno ama in maniera non legittima, ecco, se possiamo dire così. Però lei è un divaga, e questo nella musica, cioè per questo dicevo, Rossini non poteva, qualche giorno fa abbiamo ascoltato Biancafaliero, l'aria di lei, Sarto Beato, lui non poteva scriverla usando quella prassi, ed è dello stesso anno, ma sembra di 15 anni precedente, non so come dire. No? Verissimo. Ecco, quindi questo a me ha affascinato, e ripeto, mi affascinò già dalla lettura, di vedere questa donna che passa da 100 a 0, che smania, che grida,
che si pente, che piange. C'è un andantino meraviglioso dove, come Rossini rende il pianto, poi è chiaro che ci siamo anche noi che dobbiamo, come lo rendiamo? E cantando le pause, come canti le pause? Facendo in modo, non puoi interrompere il suono prima della pausa, sennò è come dire, è un effetto telefonato, lo bruciamo. Dobbiamo fare in modo che sia la pausa che vada a togliere il suono. E questo è diciamo, tutto il meglio. Uno dei tanti aspetti del nostro lavoro, del lavoro del direttore d'orchestra insieme ai cantanti, e come fare, come tenere una frase, e il colore di un recitativo, di una frase anche cantata, e i piani. Questa è un'opera che vince di silenzi, vive e vince anche grazie a questo, ed è la prima cosa che dissi a tutti: non vincerete facendo vedere che canne di voce avete, già lo sapete, già il pubblico lo sa, vincete in un altro modo, e lì è chiaro, ci siamo noi direttori d'orchestra, poi c'è una fiducia anche noi, e dobbiamo capire quello che serve un cantante, insomma, poi c'è il lavoro di squadra, ecco, qui si è fatto tanto e anche loro sono contenti di questo, sono stupiti anche di quanto loro, ma non è merito mio, è merito loro, di quanto loro siano riusciti a spingersi. E dopo Semiramide, Guglielmo Tellermione, che Rossini le resta da dirigere allora? Ah, no. non lo so, non ci penso neanche. C'è speranza però. Ma no, no. Ma insomma, è un autore che io, insomma, ci sono... Allora, è chiaro che io ho sempre odiato le etichette, questa me la porterò nella tomba, ma senza, ma con gioia, non mi vergogno assolutamente. Vero è che ho enormemente diretto più Verdi che Rossini, altro autore. Doveva nascere a Busseto, però ma va bene. Ovvio che le danno quelle etichette lì. Sì, no, ma nel senso, sia con Rossini sia con Verdi è un linguaggio che conosco ormai talmente tanto che insomma naturalmente ti porti a prenderti anche delle libertà mai egocentrate, mai, ma sempre in funzione di un qualcosa che noi crescendo, maturando poi troviamo, magari non avevamo visto prima. Ma questo è normale, appunto prima parlavamo del Viotè, io lo diressi qui nel 13, adesso l'ho rifatto nel 24, l'ho ristudiato veramente, ma c'è un cambiamento naturale, questo non io temevo che mi chiedessi qualcosa sull'intelligenza artificiale, perché io a differenza di loro provo proprio il terrore allo stato puro, però se c'è una cosa però che penso che non ci darà mai è l'artigianalità delle cose, cioè chi ama il proprio lavoro lo ama con passione e la passione è un qualcosa proprio di Budella che ti porta a capire che non c'è mai fine a studiare, a scoprire, ad arricchirsi. Questo qui è una cosa che non può essere, non sarà mai artificiale, la devi avere, la devi, ed è una cosa che proprio deve appartenere a noi, alla nostra umanità. Scusami, per questo.